Quindi benvenuti su Erlong Time e benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà un video Get Ready With Me, chit chat inerente ai prodotti che vado a utilizzare, perché come avrete ben letto dal titolo e anche dalla miniatura, questo qui sarà un video mi trucco con voi soltanto con prodotti Avon. Come la maggior parte di voi saprà che seguono i miei video spacchettamento Avon, oggi andremo a provare questo set che io appunto volevo provare con voi in diretta da tantissimo tempo. Ovviamente l'ho preciso già, come ben voi sapete, visto che mi seguite, faccio le unghie mensilmente, faccio la ricostruzione, quindi non andremo ad utilizzare né lo smalto rosso che vedete qui in basso, né il top coat, perché avendo le unghie già fatte non avrebbe senso dipingerle di rosso, cioè nessuno lo andrebbe a fare. Spacchetteremo insieme tutto il contenuto e andremo ad utilizzare il mascara, la matita eyeliner, il lip gloss, la cipria compatta bianca e questo ombretto che è un ombretto in crema. Che cosa succede qui? Quando si apre una cipria nuova, non sapendo il verso giusto da dove deve aprirsi, effettivamente. Ho già tirato fuori tutti i prodotti, come potete ben vedere ho lasciato dentro soltanto lo smalto e il top coat. Lo metteremo da parte. I vari prodotti si presentano in questo modo. Questa qui è la cipria ed è una cipria magica da definizione. Gli altri prodotti sono questo qui, che è un ombretto, sempre della linea MAC di Avon, e il colore è Forever Bronze, quindi è un bronzo ed è in crema. Guardate che bello, davvero davvero stupendo. Ho questa matita qui, che è matita eyeliner, quindi si può utilizzare sia fuori che dentro l'occhio. Infine abbiamo questo qui, che è il mascara MAC ed è il Big Multiplied, e questo qui è lo scovolino. Io ne avevo già uno aperto di questa linea, però noi andremo a provare proprio questo qui dello scatolo, visto che l'azienda ha detto che questi prodotti sono stati migliorati sia nel design, infatti guardate qui come carino l'effetto specchiato, ma anche nel prodotto in sé per sé. Hanno anche messo la chiusura ermetica, ecco, non mi arriva il nome, che non fa passare l'aria. Adesso cominciamo subito e io direi di partire con il fondotinta. Questo qui è un fondotinta che non c'è nel set ed è l'Avon Bright Star Skin Foundation, questo qua, ma io vado ad utilizzare lo stesso anche se non è nel set, perché comunque dobbiamo truccarci con prodotti Avon, perciò anche se è un prodotto che io ho già utilizzato possiamo utilizzarlo visto che è Avon, dato che nel set non c'è un fondotinta. Questo qui è il primer, l'Avon Magic. Questo prodotto mi viene sempre di dire la parola Avon in inglese, quindi Avon, non so perché, non lo so, accettatela. Questo qui, che è sempre di Avon, è un trio blush e bronze. È illuminante, eccolo qua, io il bronze l'ho quasi finito, quindi cercherò di prendere proprio i residui. Questo qui, che è il correttore nella tonalità fair, ma voi non lo vedrete mai, dal packaging nero la scritta Avon è andata via, ma vi giuro che è Avon. Lo gloss, perché appunto dentro il set ho trovato qualcosa per le labbra, quindi anche se non è un rossetto o una tinta labbra, andremo comunque a utilizzare questa, così ne approfittiamo per provare lucida labbra Avon, visto che io in passato ne ho provati tanti, ma ultimamente no. E anche questa qui è una formula migliorata, perciò ne approfittiamo. Era anche questo primer occhi, la tonalità appunto light beige, perché io come voi ben sapete sono molto chiara, ed è questo qua. Procedo adesso con l'applicazione del primer Avon. Ogni tanto guarderò da questa parte, ma è perché c'è lo specchio del set, nulla di più, non di getto perché io mi stia abbandonando. La texture di questo primer mi piace tantissimo per due motivi. Il primo è che l'azienda lo definisce primer in crema, quindi praticamente è come se voi andaste a stendere non solo il primer, ma il primer insieme alla crema in sé per sé. Poi mi piace da morire anche perché è una formula molto cremosa, quindi si può benissimo stendere anche sugli occhi, non è qualcosa di aggressivo, qualcosa di troppo oleoso per gli occhi. E davvero vi fa durare il make up fino alla fine, quindi davvero 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 top. Passiamo adesso all'applicazione. Io mi asciugo un attimo le mani perché giustamente è cremoso, sì, però unge lo stesso nelle parti dove non deve essere applicato. Io vado ad applicarne un po' qui sulla mano. Questo fondotinta, io devo dire la verità, quando l'ho comprato e ho fatto vari utilizzi, non mi ha fatto proprio impazzire, non perché il prodotto non sia valido, perché il prodotto di essere valido lo è. Il fatto è che è Bright Star, effetto brillante, quindi noi andremo a farlo diventare matte
con la cipria. Procediamo all'applicazione del fondotinta. Io vi ricordo che al solito guardo di qua perché c'ho lo specchio. Applico il fondotinta con la Beauty Blender. Da quando ho scoperto la passione per il make up, io ho sempre applicato il fondotinta con la Beauty Blender. Ci sono alcune persone che mi hanno detto che si trovano molto meglio con il pennello, ma io non so perché con il pennello non riesco a fare un effetto che sia soddisfacente per i miei canoni di applicazione di fondotinta. Poi diciamo che con la Beauty Blender applicare un prodotto che sia molto cremoso e molto oleoso come un fondotinta, appunto effetto shine, quindi brillante, effetto star, secondo me è molto ma molto meglio, perché la spugnetta, essendo bagnata ed essendo fatta proprio per l'applicazione perfetta del fondotinta, va ad assorbirsi tutto il prodotto in eccesso, quindi non rischiate di fare l'effetto proprio olio pallone. L'unica cosa poi che non mi piace di questo fondotinta è che, avendo una coprenza molto leggera, io devo andare a fare molte più passate nei punti critici, come per esempio questa zona qua, che come voi potete ben vedere io la ho piena di brufoli. In alcuni casi, quando i brufoli sono più rossi o comunque più evidenti, anche se si è ormai formata la crosta o varie cicatrici che io ho sul mio viso, per esempio qui sotto, io sono costretta ad andare a fare più applicazioni di correttore, e questa comunque non è una cosa molto piacevole, perché se una persona compra un fondotinta di 15 euro si aspetta comunque un prodotto valido. Quindi vedete che già la mano è pulita, ma io non sono neanche a metà dell'operazione. Quindi, dato che comunque su tutto il viso a me il fondotinta non mi è più necessario, dato che sul naso e sulla fronte e sul mento io non abbia chissà quali grandi imperfezioni, devo adesso con il correttore andare ad aggiustare le parti critiche dove appunto ci sono i brufoli. Quindi direi questa zona qui, dove sto adesso passando alla Beauty Blender, e poi questa zona qui, che è davvero la zona più critica che io ho appunto piena di problematiche. Poi per il resto non credo di potermi lamentare della mia pelle, perché anzi, rispetto a quando ero più piccola, quindi vi parlo di quando avevo 13-14 anni, la mia pelle sta decisamente meglio, guardate qua. Quindi adesso con il correttore io vado ad aggiustare tutta questa parte. Questa appunto è la stesura del fondotinta. Vedete che la grossa gran parte maggioranza di imperfezioni. Quindi adesso, andando a prendere questo correttore appunto di Avon, che è strautilizzato, io davvero utilizzo solo questo correttore, lo vado appunto a stendere nelle zone più problematiche del mio viso. Quindi qua vorrei spendere due parole anche su questo correttore. Non è che questo correttore fa i miracoli appunto che il fondotinta non può fare. Di questo correttore il fatto che non sia abbastanza aranciato da poter coprire le mie imperfezioni. Mi sono avvicinata ulteriormente con l'obiettivo in modo che voi possiate vedere il lavoro che ha fatto appunto il correttore. Se avete la possibilità di mandare appunto indietro la ripresa, potete vedere voi stessi che tutto quello che non ha fatto il fondotinta l'ho fatto appunto il correttore, e io davvero vi giuro che ne ho applicato pochissimo, cioè non ho fatto tutta questa applicazione di correttore. Ne vado ad aggiungere soltanto un po' qui sotto, e poi con la stessa Beauty Blender, che come voi potete vedere ha assorbito tutto il prodotto in eccesso che non serve, vado ad aggiustare tutto quello appunto che non è riuscito a fare il fondotinta. Vedete? Davvero questo è un prodotto super valido. Super 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 valido. Preferisco la versione liquida, ma alla fine è la stessa cosa, semplicemente perché mi sbrigo, e poi essendo anche più liquida non devo fare molto più pressione per poterlo appunto stendere in modo omogeneo. E sì, questo è appunto il risultato. Procediamo adesso andando avanti con l'applicazione del primer occhi, che ve l'ho mostrato prima. Solitamente questo primer occhi si applica appunto con le dita, o meglio l'azienda consiglia di applicarlo con le dita per un risultato ottimale, più ottimale se si può dire così, ma io, avendo la ricostruzione delle dita abbastanza lunghetta, lo vado a mettere con la Beauty Blender, così evito di fare appunto casino, lo tampono così
su entrambi gli occhi, perché ne basta davvero poco. Poi poso la spugnetta e con le dita cerco di portarlo a uno stato ottimale, dato che comunque l'applicazione si consiglia con le dita. Su questo primer posso soltanto dire che mi piace da morire, è l'unico primer fino adesso, da quando ho la passione per il make-up, che io utilizzo. Ho provato davvero solo questo Avon e vi posso dire che, per chi non ha le occhiaie pronunciate, può benissimo comprare soltanto il primer anche per le occhiaie, perché come voi potete ben vedere io lo vado a mettere anche sotto e il suo lavoro lo fa da Dio. Poi, una volta che voi andate ad applicare anche la cipria, mi viene fuori una base davvero davvero fantastica. Non ha eguali questo prodotto, davvero, né Naked né Benefit né nulla. Non fatevi ingannare da prezzi madornali, non pensate dentro la vostra testa compro il Pore Professional di Benefit semplicemente perché costa 40 euro. No, davvero diffidate dalle imitazioni, come si suol dire, e chi ha la possibilità lo provi davvero, perché non c'è prodotto più valido di questo qui dell'Avon per quanto riguarda il primer occhi. Fidatevi di me, credetemi. Siamo adesso all'applicazione della cipria normale, che forse a inizio video io non vi ho mostrato. Vado ad utilizzare questa cipria qui normalissima, la classica di Avon. Come voi potete vedere è abbastanza utilizzata, perché io questa cipria l'ho letteralmente mangiata, consumata in quantità industriale. Quindi adesso la vado ad applicare. La tonalità è la Fair. La vado ad applicare adesso su tutto il viso e poi con quella bianca andremo a fare il full out. Questa cipria mi piace davvero tantissimo per quanto riguarda il prodotto, che è molto valido. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che la spugnetta non la danno in dotazione. Questa qui che io sto utilizzando è una misera spugnetta del mercato che io ho gentilmente preso dalla cipria che mia mamma ha comprato in farmacia, dato che appunto l'ha finita, dovevo buttare il barattolino simile a questo, solo che questo è quadrato e l'altro è tondo, e io anziché gettarla con tutta la spugnetta l'ho presa, dato che avevo comprato da poco questa cipria e me ne serviva una. Quindi l'applicazione è davvero buona, con tutto che sia una spugnetta comunque presa dal mercato, perché anche lei non l'ha trovata all'interno della cipria della farmacia. E quindi questo, come voi potete vedere, è l'effetto finale. Quindi vedete, una volta che andate ad applicare appunto la cipria, le imperfezioni si coprono, almeno a me l'effetto finale mi piace davvero da morire. Quindi prelevo con la stessa Beauty Blender un poco di questa cipria bianca che vado a posizionare qui sotto gli occhi, per evitare che qualsiasi cosa io metta sopra gli occhi poi si va a attaccare qui sotto e quindi mi combina guai a tutto il make up in generale. Per con lo stesso specchio io la vado ad applicare, tampono così, non vado a spalmarla, la lascio proprio così bianca per come sotto il mio occhio, che poi con il pennello andrò a rimuovere una volta fatti i passaggi sull'occhio, e che quindi sono sicura che non può più darmi problemi ciò che applico sulla palpebra, e quindi non rischio che il full out debba andarmi su tutto il viso. Con questo viso da mimo, proprio questo è l'effetto che deve venire fuori. Prendere il pennello Avon, il mio solito pennello da contouring, e vado con la punta di sotto a raschiare la terra marrone che è rimasta sul barattolino, dato che solitamente io utilizzo una terra di Glossip, ma visto che dobbiamo fare l'intero trucco completo con prodotti Avon, io vado a prelevare questa qua che rimane ad applicarla. Essendo che comunque a me la forma del mio viso mi piace, Non vado a mettere chissà quanta terra, perché non devo né scolpire né snellire, come si suol dire. Sicuramente dalla telecamera vedrete chissà quale effetto di terra, ma io vi giuro che non è tutto questo grandissima quantità che vi mostra. Una volta applicata la terra, con la parte bianca del pennello che di solito si usa per illuminare il viso, vado a prendere davvero un pochissimo blush. Qua, come potete vedere, sbatto e ne vado a mettere un po' sulla parte superiore delle mie guance. Una volta finito questo passaggio, passo all'applicazione dell'ombretto, che è questo bronzo bellissimo, come vi ho mostrato prima, ed è un ombretto in crema. Quindi io
lo vado ad applicare con un pennello piccolo a lingua di gatto. Utilizzo questo qui nella versione mini dei pennelli di Bottega Verde che l'azienda mi ha gentilmente omaggiato, io ringrazio. Ne vado a prelevare un poco, baratto lo stesso, e lo vado a mettere sulla mia palpebra mobile senza creare nessuna base, perché non ho intenzione di fare uno smokey eyes, ma semplicemente di illuminare la palpebra mobile del mio occhio. Successivamente, con l'aiuto delle dita, andrò a sfumare. Vedete, proprio applicato male, un effetto voluto, perché poi con l'ausilio delle dita, ripeto, andrò a sfumare. Sto rimanendo davvero colpita da questo ombretto in crema dell'Avon, perché ho avuto la possibilità di provarne davvero moltissimi, dato che mia madre è una fanatica degli ombretti in crema. Lei lo chiama il solito trucco alla Belen. E quindi gli ultimi ombretti dell'Avon che io ho provato non mi davano questo effetto così buono, o almeno erano duri, secchi, già al primo acquisto, proprio una volta appena aperti, e quindi non tingevano neanche. Questo qua invece, oltre a trovarlo molto cremoso e molto facile da sfumare, vi farò vedere dopo con l'ausilio delle dita, lo sto trovando davvero migliorato rispetto a quello di prima. Adesso passiamo appunto al passaggio successivo, ovvero allo sfumare l'ombretto su tutta la palpebra mobile. Ogni tanto mi trasformo in un cinese, ma questo è un difetto di tutti noi siciliani. Noi non so perché, ma non sappiamo distinguere alcune sillabe da altre, con la D, eccetera eccetera, ma questo è un video make up, quindi eviteremo di parlare dei vari accenti. Quindi, con l'ausilio delle dita, io, come vi ho detto prima, vado a sfumare tutto il mio make up sulla palpebra, e la stessa cosa ovviamente la faccio anche dall'altra parte. Quindi vado ad intensificare il colore qui sotto, proprio come se avessi già messo l'ombretto e vorrei applicare sotto dei brillantini. Vedete? Questo è l'effetto che deve venire fuori. Perfetto, proprio così, in questo modo. Sto rimanendo seriamente colpita dalla nuova formula di questi ombretti, non me lo aspettavo assolutamente, quindi chi ha la possibilità di poterlo comprare lo faccia. Io vi lascio giù nell'info box i codici, le tonalità e i vari prezzi. Adesso vado a prendere questo illuminante qui in polvere, sempre di Avon, e lo vado ad applicare sulla parte sotto dita, perché mi viene molto meglio fare così. E lo vado applicando tamponando. Deve essere un qualcosa che deve dar luce al mio make up, non deve rovinare il colore o intensificare troppo, a schiarire troppo. E vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, sempre con l'ausilio del mio amato dito. Una volta che sono contenta, guardate qua, davvero bellissimo, nulla di particolare, almeno per i miei standard. Prendo un pennello piccolino così, che abbia la stessa forma di quello prima da contouring, e vado a togliere tutta la mia cipria bianca che appunto mi è servita prima a far sì che il full out dei vari prodotti che ho usato sulla palpebra mobile non mi rovinassero il make up. Con la parte della matita e del mascara dall'angolo esterno a metà occhio, nella rima appunto inferiore, per cercare di creare una piccolissima sfumatura. Quindi vado a fare in modo proprio leggerissimo questo passaggio. Vedete, mi fermo proprio a metà occhio, e la stessa cosa vado a ricrearla dall'altra parte. Non sbaglio, esatto, le nuove matite marche dell'Avon sono glimmer stick, ovvero non è bisogno di temperarla, basta che voi scorrete avanti e indietro. Quindi promossa questa glimmer stick, ne ho provate diverse dell'Avon e mai nessuna di queste mi ha deluso. Vado a prendere un altro pennellino a lingua di gatto, questo qui è quello giusto per applicare l'eyeliner, vado a sfumare la mia linea che ho creato, in modo che una volta che ho applicato il mascara io non abbia l'effetto proprio troppo forte di linea di eyeliner messa in quel modo, perché il mio intento non è di andare a creare una linea di eyeliner, ma è di creare una linea di ombretto, come quasi se io stessi sfumando un qualcosa che è caduto dalla mia palpebra.
non appena sono contenta del mio risultato, e io sono molto contenta del mio perché mi piace davvero tanto questo make-up, vado a procedere con il mascara, un passaggio che tutti voi sapete fare, quindi adesso io vi mostro lo scovolino, che è questo qua, è quasi a spirale. Applico il mascara e noi ci vediamo dopo l'applicazione del mascara. Ok, dopo l'applicazione del mascara Big & Multiplied, questo appunto è il look degli occhi finale, io mi avvicino. Io proprio come mia tendenza naturale ho le ciglia molto lunghe, quindi io da un bel po' di tempo non utilizzo il piegaciglia, e con questo qui non c'è stato assolutamente bisogno neanche di prendere il piegaciglia, solo anche per guardarlo. Questo qui, come ho detto prima, è il Big & Multiplied volume mascara, quindi dà molto volume alle ciglia e si può anche notare, ma come ho detto prima dipende anche dal tipo di ciglia, quindi voi magari se tendete ad avere delle ciglia più corte fate più passate se non volete utilizzare un piegaciglia, oppure fate tre passate come ho fatto io con l'ausilio di un piegaciglia. Concluso il make up occhi, io vado a riprendere il pennello con cui ho fatto il contouring e vado a ripassare la mia terra, e con la parte bianca vado ad aggiustare anche il mio fard. Una volta che ho completato il mio make up viso, vado adesso a ultimare tutto il trucco con il lucida là. Questo qui è nella tonalità Pink Pot, quindi questo qui è un rosa sgargiante, come potete vedere. Mostro lo scovolino, uno scovolino a pennello, quindi proprio pam pam, tipo pennello da smalto. Devo applicarlo senza mettere una matita, senza mettere assolutamente nulla, perché appunto voglio un trucco molto naturale. Devo dire che l'odore non mi fa impazzire particolarmente, non so cosa potrei associarlo, però zenzero, cannella. Oddio, sulle labbra è davvero molto denso e fresco. Me le sento bruciare, come se stesse facendo un'azione rimpolpante sulle mie labbra. Oh mio Dio, quando brucia, brucia da morire. Adesso non so se sono le mie labbra a causa del gelo, ma brucia davvero da morire. Oh mio Dio, è come se stesse facendo qualcosa di rimpolpante alle mie labbra. Ragazzi, brucia da morire, non so se è una cosa che deve fare o... Ah sì, plump it. Plump it vuol dire grosso questo, tipo plump. Da labbra, mi sento di dire che davvero la funzione per cui è stato creato la porta a termine, perché mi sento proprio le labbra a tirare, mi bruciano in una maniera allucinante, però è un bruciore, avete presente la caramella alla menta, quindi è un bruciore davvero sopportabile, anzi userei dire piacevole, proprio fresco, menta forte. Se fate così cominciate a sentire le vostre labbra dure, proprio si sente che le sta facendo diventare pam più grossa di quando io già ce le abbia. Quindi questo lucida labbra io lo consiglio comunque a quelle ragazze che hanno le labbra molto piccole, non ho comunque ad avere un desiderio verso le labbra più ampie, più grosse, più polpose. Candid è come proprio se le labbra vostre lo stessero assorbendo. Il video finisce qui, io vi ricordo di andare a guardare sia il video di Francesca che il video di Tiziana, trovate i loro link dei loro video giù nell'info box e anche i link dei loro due canali. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, tenuto appunto compagnia, e vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, lasciare un bel pollice in su, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.